Ciao ragazzi, benvenuti ad un nuovo video. Come da titolo, oggi un nuovissimo svuota la spesa. So che questa tipologia vi piace sempre tantissimo, quindi ho deciso, adesso fatemi sapere che cosa ne pensate voi di questa idea, ma appunto ho deciso di fare tipo una rubrica, quindi ogni tanto di farvi questi spacchettamenti che appunto secondo me sono interessanti perché vi fanno scoprire un sacco di prodotti olandesi che magari in Italia non esistono e anche qualche prodotto che è simile ma magari cambia soltanto tipo il logo e il nome. Anche oggi ho preso diverse cosine che non vi ho mai fatto vedere, alcune già le avevo provate, altre no, che sono proprio tipiche di qua, e quindi bando alle ciance, vi lascio al video perché mi è appena arrivata la spesa, andiamo a scoprire cosa ho preso. Ok, così è come si presenta la spesa una volta arrivata. In realtà tutte le cosine da banco frigo, quindi fresche, erano in un'altra busta di plastica che però si è rotta e quindi l'ho buttata, ma appunto dovrebbe esserci un'altra borsa di plastica trasparente. Adesso vi spiego come mai le confezioni sono così tante. Una è questa borsa di plastica trasparente dove mettono i prodotti freschi da frigo, del frigorifero. Poi c'è questa cassetta di plastica che invece contiene i prodotti, quelli insomma normali da scaffale. E poi ci sono queste buste di carta in cui vengono suddivise varie cosine, tipo qui ci sono soltanto prodotti da forno, questo significa pane fresco, mentre qui per esempio ci mettono in altre buste ancora, ci mettono qui ad esempio c'è la carta igienica, ok? Quindi qui c'è solo un prodotto, in realtà avrebbero tranquillamente potuto metterli assieme, invece dividono così, poi se avessi preso altro pane fresco, altri prodotti da forno, li avrebbero poi inseriti appunto in questa busta. Quindi viene un po' suddivisa la spesa in tante parti diverse. Secondo me, anzi ci tengo a farvi vedere proprio come mi arriva la spesa, anche se esteticamente non è bellissimo così, proprio per farvi capire, perché almeno per mia esperienza è molto diverso rispetto all'Italia, perché almeno fino a un paio di anni fa, quando vivevo in Italia, facevo la spesa su supermercato 24 e le cosine mi arrivavano sempre nelle normalissime buste, quelle di plastica oppure quelle ecologiche, però tipo buste normalissime da supermercato. Qui invece appunto è un pochino diverso, e se avete visto gli altri miei video svuota la spesa di questa tipologia già lo sapete, ma per chi non li avesse visti, questa è una cassetta in plastica, adesso non mi viene il termine, riutilizzabile, che si può appiattire, diventa completamente piatta, va restituita, si paga tipo, adesso non lo so, tipo 1,50 euro come cauzione, poi va restituita alla consegna della prossima spesa. In questo modo appunto eliminano praticamente la plastica e questo viene poi riutilizzato per altri clienti che ordinano la spesa, cosa fighissima, ma purtroppo sui packaging, sulla plastica non si risparmiano, quindi purtroppo, ecco, se avete visto gli altri miei video di questa tipologia lo sapete, ma adesso vi faccio vedere bene tutto quello che ho comprato prodotto per prodotto. Iniziamo dalle due buste di carta, così vediamo, anche perché c'era solo un prodotto all'interno di ognuna. Primo prodotto, quello appunto da forno, sono questi biscotti, ragazzi, che sembrano più pancake. Non penso di averveli mai fatti vedere, non li prendo spesso, ma ogni tanto così, perché sono buonissimi, sono super morbidi, appunto sembrano più come dei pancake americani, perché sono molto alti, molto fluffy, ma in realtà questi sono dei biscotti, si chiamano Eierkuchen e significa letteralmente biscotti all'uovo. Sono, ragazzi, buonissimi, vi giuro, anche mangiati tipo pancake con la Nutella o con lo sciroppo d'acero, non penso che gli olandesi approverebbero, però ogni tanto li mangio così, sono buonissimi, sono freschi, quindi vanno mangiati entro un paio di giorni. Se venite in Olanda, prendeteli, fidatevi, sono strabuoni. E sono super tipici, cioè vedo un sacco di persone, tipo quando stavo in fila in aeroporto c'era un gruppo di ragazzi che si era portato diversi di questi biscotti e se li mangiavano e li offrivano agli altri in fila, quindi ecco, una cosa tipica, tipica olandese, ma che meno persone conoscono rispetto ai più famosi tipo Stroopwafel, ecco. E poi nell'altra busta c'era solo la carta igienica, non mi arriva mai in queste buste di carta, di solito mi arriva così, però è anche vero che quella che prendo di solito, che è un mega pack, non c'era, e quindi c'era sold out, e quindi ho preso questa. E come potete vedere c'è il cagnolino, che in Italia si chiamerebbe Scottex, perché questo cagnolino appunto è il logo, è
è quello della Scottex in Italia, qui invece si chiama Page. Lo sappiamo, molto spesso negli altri paesi il logo rimane lo stesso, il brand di per sé è lo stesso, ma cambiano il nome per un'associazione di, diciamo, di suono onomatopeico della parola. Ho fatto una spesa gigantesca, quindi devo farvi vedere un sacco di roba, ma la suddividiamo appunto qui. Vi faccio vedere la frutta che ho preso stavolta, ovviamente non prendo sempre le stesse identiche cose. Allora, ho preso banane, queste sono Chiquita, poi ho preso lamponi, che sono tra i miei frutti preferiti e non mancano praticamente mai nella mia spesa. Poi ho preso le fragole, c'è scritto fragole olandesi qua, ho preso un bel po'. E poi ho preso le albicocche, purtroppo le pesche erano sold out perché sto adorando i milkshake con pesche e albicocche, in realtà li adoro sempre in estate, sono buonissimi, ragazzi provateli sia col latte che con lo yogurt, fantastici, super rinfrescanti. E poi qui ci sono queste due bottiglie, sono due spremute fresche, lo sapete li prendo sempre, questa è spremuta fresca che fanno al momento il supermercato di arancia, ovviamente 100%, e questa sempre spremuta fresca che fa il supermercato senza aggiunta di zuccheri, conservanti, nulla. Questa è all'arancia, cioè con arancia e fragola. Altra frutta e verdura, anche se l'avocado è un frutto se non sbaglio, comunque ho preso i mirtilli, questi anche li prendo sempre, mirtilli bacche blu sarebbe in olandese, blauwe bessen, bacche blu, però sì, sono i mirtilli, li prendo sempre sia nel milkshake con i lamponi, le fragole, oppure anche solo con lo yogurt, sono strabuoni, mi piacciono un sacco, sia se sono dolci che se sono un po' aspretti, tipo anche lì mi piacciono tantissimo. Poi allora devo dire che questo spinacino che ho preso non mi sembra tanto fresco, quasi quasi farei chiederei il rimborso, perché onestamente sembra che sia rimasto lì un po', e quindi sì, sicuramente adesso chiederò il rimborso perché lo sto vedendo adesso. Penso sia dovuto agli scioperi dei contadini qui, molta verdura manca e quindi probabilmente questa avrà qualche giorno. Però sì, avevo preso lo spinacino, e che io ovviamente non mangio perché io non mangio gli spinaci, ma perché lo prendo? Perché ho escogitato questo metodo per mangiarlo, praticamente lo metto negli smoothie e nei frullati, e in questo modo non lo vedo, non sento il sapore perché comunque ci metto altra frutta e quindi li mangio. Ho escogitato questo metodo perché, cioè, devo fare come gli adulti fanno con i bambini, cioè tipo i genitori con i bambini, io però lo devo fare per me stessa, ok? Però questo metodo funziona, e se non vi piacciono gli spinaci provate questo metodo e aggiungete tipo anche solo 5-6 foglioline, ok? In un frullato, vi giuro che non si sente assolutamente il sapore, e ve lo dico io che se sentissi anche solo lo 0,1% del sapore dello spinacino, non lo mangerei, / non berrei il frappè frullato, quello che sto bevendo, quindi garantito. Poi appunto ho preso due avocadi, si può dire al plurale avocadi? Non ne sono certa, comunque sì, ne ho presi due, e questo mi sembra ancora duretto. Questo invece è forse un pochino più maturo, non lo so, però sicuramente non sono proprio pronti. E questi lo sapete, vabbè, io avocado toast lo faccio quasi ogni giorno, quindi immancabile l'avocado a casa mia, a volte con il salmone, con l'uovo, altre volte solo avocado e pan tostato, mi piace un sacco. Poi ho preso, allora, questa è una zuppa, e qui devo dire in Olanda sono bravissimi per le zuppe, cioè se avete la possibilità, se volete provare qualcosina, vi trovate qui in Olanda, assolutamente assaggiate le zuppe, un po' di tutti i brand sono molto bravi a farle, e questa in particolare è una zuppa alla zucca, a me piace tantissimo, è Oma's Soup, vuol dire la zuppa di nonna, praticamente è una zuppa fresca, e quindi ho voluto provare questo brand, io adoro la zuppa alla zucca, e voi potreste dire, ma Nicole, è estate? No, qui la sera a volte fanno anche 13 gradi, vi assicuro che una zuppa calda non mi dispiace, ragazzi, qui al nord Europa l'estate è un pochino diversa, di giorno fa più caldo ma la sera fa più freschetto, quindi almeno non soffriamo il caldo, devo dire, e quindi sia il brodo caldo che la zuppa calda ogni tanto quando la sera fa un po' più freschetto me li mangio volentieri, e appunto ho provato questa, vedo adesso che è vegana, quindi sicuramente non contiene cream, tipo cremina.
buona. Non so se è buona oppure no, appunto è la prima volta che testo questo brand, quindi vedremo. E poi ho preso, questa è menta mint, ed è, ho preso per sbaglio però il pacco grande, dovevo prendere il pacco piccolo, ma fa niente. Questa la uso principalmente per fare il tè caldo, che è una cosa che si beve tantissimo. Se siete mai venuti nei Paesi Bassi o ad Amsterdam, ma si beve in tutto il paese, l'avete sicuramente visto. Si fa il tè caldo con le foglie di menta, praticamente metti dell'acqua bollente con le foglioline di menta e dopo un po' appunto si fa tipo un tè che è buonissimo, non c'è la teina, quindi si può bere anche da sera, più una tisana. E a me piace un sacco aggiungere il limone ed il miele, a volte solo il miele, a volte solo il limone, ma buonissimo. Se siete amanti delle tisane, provatela, molto semplice. Qui si chiama semplicemente fresh mint tea, cioè tè di menta fresca, però è tipo un infuso. E poi ultima cosina, adesso che muovevo il cioè questo packaging, si è sentito il profumo della menta, fantastico. E qui invece questi sono pomodorini ciliegino piccolini, anche questi non li mangio, ma ho escogitato sempre un altro modo per mangiarli invece, perché cioè non li mangio ma li mangio. Quando faccio la salsa praticamente tolgo la pellicina e poi li spiaccico nella salsa, nel soffritto eccetera, e sia da soli che tipo col tonno eccetera, mi piacciono molto, però appunto non deve esserci la buccia. E prendo sempre questi piccolini perché sono più dolci. Poi queste sono tutte fresche dal banco frigo, iniziamo da questi, è la prima volta che li prendo. Questi sono American pancakes, quindi pancake americani naturali, quindi pancake e basta, nulla di aggiunto. Sono 6 piccolini, quindi sono quelli appunto fluffy, originali americani. Qui vengono venduti già pronti. Sono anni e anni e anni che io li vedo e non li ho mai assaggiati, e quindi per curiosità li ho presi stavolta e assaggerò questi pancake già pronti. Saranno buoni? Probabilmente no, ovvero non saranno mai come quelli appena fatti, ma ero troppo curiosa. Se poi non sono buoni non li prenderò mai più. C'è anche la versione più piccolina, versione Poffertjes olandesi, che sono piccoli piccoli, e la versione grande invece, quindi ho voluto prendere questa che era un po' una via di mezzo. Ho preso questi tortelloni con formaggio e speck, anche questi è la prima volta che li prendo, quindi non so che cosa aspettarmi. Naturalmente prendere la pasta qui, la pasta fresca, è sempre un'incognita, però vi devo dire che dai, con la mancanza che ho delle cose italiane ce la facciamo andare bene. E sono sia verdi che bianchi, quindi presumo quelli siano gli spinaci. Comunque a volte prendo i tortellini, che sono sempre di questo brand, e vi dirò, sono buoni, quindi ho aspettative alte. Poi ho preso, vabbè, questa è una cosa che non può mai mancare nei miei svuota la spesa, lo sapete ormai, lo sappiamo tutti, non ho mai bevuto caffè in Italia nella mia vita, ma adesso non posso più fare a meno dei caffè di Starbucks, che appunto, sottolineiamo, non è come il nostro espresso, tutt'altra cosa, più un caffè latte, lo sappiamo, forse probabilmente per questo che mi piace. E stavolta però ho preso, cioè non è la prima volta, ma è la prima volta che ve li faccio vedere, ho preso questo skinny latte numero 1 perché è senza lattosio, e purtroppo sto avendo ultimamente qualche dubbio sul fatto che potrei essere allergica al lattosio. Devo fare il breath test ovviamente per confermare all'ospedale, ma nel frattempo sto limitando il lattosio perché mi sto rendendo conto che effettivamente sto meglio. E quindi gli unici Starbucks che erano senza lattosio erano o quello al latte di cocco, che per già assaggiato non mi piace, oppure questi che sono gli skinny latte. Come potete vedere c'è scritto no added sugar, quindi non ci sono zuccheri aggiunti, ed è lactose free, quindi senza lattosio. Devo dirvi, pensavo che fossero senza sapore, che insomma invece assolutamente no, sono strabuoni. Ne avevo presi un paio con l'ultima spesa appunto per testare, per vedere se mi piacciono oppure no. Siccome mi sono piaciuti un bel po', appunto stavolta ne ho presi 6. Poi mozzarella, anche questa come potete vedere senza lattosio, lactose free.
Sono contenta di averne trovata una senza lattosio, perché qui non è che, ovviamente, essendo la mozzarella italiana, in Olanda non è che ci sia tutta questa grandissima scelta per quanto riguarda le mozzarelle, non come quella che abbiamo in Italia. Quindi sono molto fortunata che ce ne sia una senza lattosio, ed è quella della Galbani, tra l'altro, che è un nostro brand italiano. Anche qui ci tengono a specificare numero uno in Italia. Ho notato che tutti i brand che sono effettivamente italiani e che anche in Italia conosciamo, all'estero mettono sul packaging numero uno in Italia. Vabbè, non le ho mai assaggiate queste, presumo che esistano in Italia visto che è un prodotto italiano. Fatemi sapere se sono buone. Spero che abbiano sapore, perché con i prodotti senza lattosio ho sempre un po' paura di rimetterci con il sapore, che non sia così ricco poi, no? Mi sembrano anche piccoline in realtà, ma vedremo. Interessante e strano vedere la scritta lactose free in inglese su un brand italiano, che ero sempre abituata a vedere ovviamente in italiano, cioè il pack scritto in italiano. Poi, sempre in tema formaggi, questi sono i formaggini che si mangiano qui. E questo brand è scritto in francese, quindi non ci provo nemmeno. Adesso scrivetemi voi come va pronunciato. Ma questi sono i tipici formaggini che qui mangiano i bambini. Insomma, all'interno ci sono i triangolini, proprio come i nostri formaggini. E però, appunto, questo brand particolare, che però è super 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 conosciuto qui. Questo è tipo il brand più grande per quanto riguarda formaggini e un sacco di altri prodotti, ovviamente latticini. Poi una cosa che invece è uguale, identica all'Italia, non mi soffermerò praticamente, è il Philadelphia. Uguale, identico, c'è sia la versione light. L'unica cosa che qui non c'è, purtroppo, la versione senza lattosio. Volevo prendere quella e qui non è disponibile, non so nemmeno se esiste in Olanda. E quindi poi c'era la versione light, che però non mi piace, devo dire. Se devo scegliere, piuttosto mangio una cosa che mi piace, che una cosa che non mi piace ma fa ingrassare meno, cioè nel senso mi piace, lo prendo. E questo è appunto Philadelphia originale, niente di... c'è scritto numero uno in Olanda. Cioè, evidentemente, non lo so, e non lo sapevo almeno. E qui, se non sbaglio, sotto c'è scritto gusto fresco e cremoso. Ok, e vedo, mi sto rendendo conto che il mio olandese sta migliorando. E poi qui, come ben potete vedere, c'è anche una base per la pizza. Ho preso appunto le mozzarelle per farle naturalmente sulla pizza, in realtà, anche se dovevo prenderne un paio ancora, perché a volte ho voglia di mangiare anche la mozzarella così, tipo a pranzo. E invece queste sono giuste giuste per questa pizza, perché questa la prendo spesso, viene una teglia bella grande, viene un vassoio bello grande, e questa è semplicemente la base per la pizza. C'è scritto pizza positiva. Ma tanto qui non capiscono cosa significhi, però vedono che c'è qualcosa scritto in italiano, quindi dicono sarà buona, deve essere buona, ma vi posso garantire che è molto buona. Assaggiata, promossa, le ho provate tutte qui in Olanda, praticamente questa secondo me è la più buona. Altre cosine fresche del banco frigo. Allora vi faccio vedere, intanto ho preso anche stavolta il Vla, non so il Vla se ve l'avevo mai fatto vedere, mi sa una volta sì, penso un altro gusto però. Il Vla è un latticino dolce, una specie, secondo me è una via di mezzo tra lo yogurt e il budino. È esattamente una via di mezzo, secondo me, ma è una cosa tipica olandese che non esiste negli altri paesi, quindi è difficile descriverlo perché è un prodotto appunto tipico qui e unico nel suo genere. Questo in particolare è il Double Vla, cioè il Vla doppio, Double Vla, perché ha due gusti, sia fragola che vaniglia. Io adoro il Vla. A volte lo scaldo anche, cosa che gli olandesi qua non apprezzano, dicono che è tipo una bestemmia, però vi giuro che appunto andrebbe mangiato fresco, un dessert fresco, però secondo me si può sia bere che servire così e mangiare col cucchiaino, perché è esattamente a metà tra un yogurt da bere e uno yogurt da bere e un budino. Va appunto mangiato fresco, io a volte lo scaldo nel microonde, ma è buonissimo. Esiste di tantissimi gusti diversi, c'è al cioccolato, poi c'è quello classico, appunto fragola, a volte lo trovo al lampone. Altra cosa molto consigliata, un po' meno conosciuta, qui tipica olandese. Poi ragazzi, ho preso il Chocomel, questo è famosissimo, questo è il cioccolato da bere, il cacao praticamente, tipo il Nesquik, però qua è super tipico e gli olandesi
irlandesi ne vanno molto orgogliosi. Infatti qui nessuno può prendere il Nesquik, esiste tipo, ma cioè se lo prendi ti guardano male praticamente gli olandesi, mi dicono ma cioè scusa, il cioccomelo è mille volte meglio, quindi assolutamente, però è vero, è buonissimo. E finalmente è uscita la versione senza lattosio, quindi assolutamente volevo provarlo, non l'ho mai assaggiato, quindi non so se sia buono o meno, ma il cioccomel classico è favoloso, quindi non potrà non essere buono. E poi questo invece è latte semplicissimo, ma guardate che carino il pack con la mucca, c'è scritto lacto free perché anche questo è senza lattosio, yeah! Non tutto è disponibile anche nella versione senza lattosio, tipo questo, no, ovviamente appunto i formaggi, però quello che posso per il momento, fino a quando faccio il breath test e mi confermano oppure appunto scopriamo che non è così, il lattosio lo evito. Poi ho preso due hamburger al salmone, questi sono buonissimi, li prendo molto spesso, a volte prendo quelli con il merluzzo, a volte prendo quelli al salmone appunto. Molto semplici, mi piacciono perché non hanno tantissime spezie, qui molto spesso i cibi hanno tantissime spezie, invece questi sono semplici, buonissimi. Poi questo è il pollo affettato praticamente, che qui si vende molto di più rispetto al tacchino. In Italia mangiamo più il tacchino così affettato, qui invece appunto si mangia di più il pollo. E per me si equivalgono come sapore, come mio, diciamo, miei gusti, quindi uno vale l'altro. E prendo quello sempre super super sottile per fare i panini. E poi si vede che sono italiana, o almeno in parte italiana, perché ho preso la focaccia, ragazzi. Naturalmente non ha niente a che vedere con le nostre focacce, ve lo dico subito, penso che già a vederla ve ne rendiate conto, però tra tutte le focacce pizzette che io ho assaggiato, questa è la più buona ed è quella del supermercato, e si chiama, niente, semplicissimo, focaccia margherita, ma vi garantisco che è buona. Ovviamente tolgo tutti questi pomodorini che hanno la buccia prima di mangiarla, e mi conoscete i miei gusti particolari, però appunto sì, a volte le congelo e le metto in freezer nel caso che io abbia voglia di uno snack veloce, poi appunto la metto nel microonde, in pochi minuti è pronta, questa invece adesso così è fresca. E poi queste sono due cose nuove che non ho mai assaggiato, ma ragazzi, questo, ok, l'ho visto a casa di amici, l'ho visto al supermercato mille volte e volevo troppo assaggiarlo, anche perché il pack, quanto è carino il pack, cioè sembra uno chef, e il tappo è il cappello dello chef, cioè è bellissimo, non lo so, vabbè io mi perdo, però secondo me è troppo carino questo packaging, e questo non è nient'altro, secondo me l'ho preso solo per il packaging, ecco come funziona il marketing, e questo è semplicemente un formaggio spalmabile, non so se sia simile o no al Philadelphia, e non so nemmeno se sia una cosa tipica olandese oppure no, perché sulla confezione c'è scritto Danish chef, che sarebbe chef danese, cioè della Danimarca, giusto? Quindi non ne sono certa, vi farò sapere se lo rivedrete in altri svuota la spesa, vuol dire che mi era piaciuto, altrimenti no. E poi sono super curiosa di assaggiare questa. Allora, il packaging ovviamente mi direte è una panna spray. Sì, è una panna spray, ma è una panna 100% vegetale, quindi non contiene latte, quindi non è vera panna. Non so se sia buono oppure no, purtroppo molto spesso le alternative, cioè non molto spesso no, a volte può succedere che le alternative vegane non siano buone, a volte sono sorprendentemente buonissime, altre volte no. E questa l'ho presa perché semplicemente la panna non la prendo mai, senza lattosio non esiste, ma veramente penso anni l'ultima volta che ho mangiato panna. E poi ho visto questa vegetale e mi sono detta ma sì, dai, proviamola, e poi fa meno male, cioè avrà meno colesterolo rispetto alla panna normale, sicuramente non mi farà male il lattosio, quindi voglio proprio assaggiarla. Anche l'erogatore è uguale, identico alle panne spray che conosciamo tutti, ero curiosa di vedere, ma anche questo è uguale identico, vedremo il sapore. Poi altre cosine, questi sono tipo snack misti, vi faccio vedere prima di tutto questo perché mi è stato regalato. Come sapete qui molto spesso il supermercato ti regala qualcosina, di solito sono prodotti nuovi appena usciti che vogliono far provare ai clienti, così magari se ti piacciono poi lo compri. E questo, ragazzi, sembra una panetta di burro, ma non è, perché è, leggevo, completamente vegana, appunto c'è il simbolino vegan. Non so se sia buono, sono molto curiosa di provarlo, sicuramente penso almeno che sia più sano rispetto al burro normale. Lo proverò, vediamo, anche se devo dire la verità non uso tanto burro, uso molto di più l'olio d'oliva se devo cucinare, però
lo assaggerò. Poi ho preso, questi sono semi di zucca, eccoli qua, mi fa sempre ridere perché zucca in olandese si dice pompon, cioè si scrive pompoen ma si legge pompon, e sono semi di zucca appunto, io li metto nella zuppa, alla zucca. E mi piacciono un sacco, sono crunchy, salati, buonissimi. E poi sempre della stessa linea, questi sono del supermercato ma li ho trovati proprio solo della linea del supermercato, ho preso anche i semi di sesamo. Se preparo magari una poke bowl oppure a volte quando ordino il sushi mi piace avere extra semi di sesamo. Poi, visto che prima vi ho fatto vedere i pancake, non potevo non prendere anche lo sciroppo d'acero, che è un po' che non avevo, devo dire, in casa, e mi è mancato tantissimo, ragazzi. Cioè, ha un sapore talmente particolare lo sciroppo d'acero che non c'è niente che possa sostituirlo, quindi ogni tanto proprio mi manca, anche se questo penso che non lo finirò mai. Questo in particolare lo trovate in tutti i ristoranti, bar che appunto offrono pancake eccetera, trovate sempre questa marca, è la marca originale praticamente dello sciroppo d'acero, che qui si usa molto, devo dire, molto più che da noi in Italia. Poi questa marmellata già la conoscete, mi sa che l'ho presa anche la volta scorsa, è la mia marmellata preferita, anche se purtroppo temo abbia molti zuccheri e non è sicuramente light, ma è buonissima, ragazzi. Purtroppo alcune marmellate light, vi giuro, non hanno sapore, quindi questa appunto vado sempre sul sicuro con questa, e anche se ho ospiti piace a tutti, ed è confettura di fragole. Che cosa cambia tra marmellata e confettura? Non ne sono certa, ma qui leggo appunto confiture, quindi penso che sia confettura. Qui ho preso per la prima volta, questi non li ho mai assaggiati, ma e penso siano anche abbastanza nuovi, e volevo subito prenderli per vedere se sono buoni, perché io amo gli edamame, cioè al sushi prendo sempre, sempre, sempre come antipasto gli edamame, e quando ho visto questi salted crunchy edamame mi sono detta miei assolutamente subito. È tipo una specie di snack, tipo patatine. Non sono abituata agli edamame crunchy, perché quando li prendi al sushi non sono per niente crunchy, quindi non so se mi piaceranno, ma secondo me sì. E poi sapete che è raro che io provi cose nuove, quindi diciamo che sto andando oltre la mia comfort zone, anche se in realtà non è proprio una cosa nuova perché già so che mi piacciono, però comunque apprezzate lo storto. Poi, oh mio Dio ragazzi, queste sono troppo buone. Allora, le meringhe migliori sono quelle italiane, appurato, ok? Assolutamente non quelle francesi. E che c'è questa specie di lotta tra i francesi e gli italiani, in realtà sono buonissime entrambe. Allora, qui non sono famosi per le meringhe, però ragazzi vi giuro che le fanno buonissime, sia quelle che ho trovato in giro, tipo nelle panetterie, pasticcerie, eccetera, sia quelle che si trovano al supermercato, sono strabuone. E non solo, ma ho trovato, purtroppo non c'è la versione normale bianca, qui aggiungono sempre un sacco di sapori, un sacco di robe, poco è neutro, come dire, la versione natural. Queste sono al cioccolato, ma ragazzi sono la fine del mondo, vi giuro, cioè è come mangiare tipo Nesquik, non so spiegarlo, sono troppo buone. So che le fanno anche al caramello salato, anche quelle sono, vi giuro, da perderci la testa, assaggiatele se le trovate, specialmente quelle al cacao. Fantastiche, sono sia l'oro al cacao, le meringhe, le vedete, ma sono anche ricoperte di cioccolato, ragazzi, credetemi, la fine del mondo. Poi, altra cosina che non penso di avervi mai fatto vedere ancora, e queste sono, ragazzi, dovete assolutamente provarle, queste sono alghe croccanti, queste sono al sapore di barbecue, perché quelle naturali non c'erano, volevo quelle appunto naturali senza sapori aggiunti, ma alla fine ho preso quelle con sapore barbecue, perché ragazzi sono troppo buone. Sono praticamente le alghe che al sushi avvolgono praticamente i roll, ok? Cioè sono quelle alghe lì, però fatte crunchy. Vi giuro, sono stra buone. Se ci sono in Italia, penso di sì, non lo so, fatemelo sapere, magari non esistono, tipo, non lo so, ma penso di sì. Provatele, vi giuro, ne vale la pena, stra buone. Poi arriviamo a lui, il cocos broth. Pensavo di aver preso il pack più piccolo, forse questo, quello più piccolo. Non ne sono certa, forse hanno ingrandito il pacco più piccolo e adesso non è più piccolo ma è mini. Comunque, ho preso il cocos broth e vedo in questo momento che è zero zuccheri. Spero sia buono. E questo anche è una cosa molto tipica olandese, il cocos broth. Non so, praticamente, letteralmente sarebbe pane al cocco, ma in realtà sono tipo delle fette
fette dolci, ok, delle fettine dolci, abbastanza morbide ma non morbidissime, non sono spalmabili, sono tipo delle fettine dolci, come se fosse formaggio però è dolce ed è al sapore di fragola e cocco. Ragazzi, sono stra buone, non le prendo sempre, penso una volta di avervele già fatte vedere, e le fanno anche al sapore di cioccolato e cocco se non sbaglio, ma sì, ogni tanto mi sono abituata e sono quelle cose che inizialmente non ti convincono, no? E poi ti ci abitui e tipo ogni tanto ti mangio, tipo se tornassi ad abitare in Italia mi mancherebbero, ecco. Cocos Broth, niente di particolare, però anche questa è una cosa tipica che praticamente nessuno conosce. E poi ho preso queste patatine che sono tipo i coni, penso che ci siano anche da noi simili, adesso non mi ricordo il nome ma mi sa che li mangiavo in Italia tempo fa, poi non so se esistono ancora oppure no, ditemelo voi. Secondo me ci sono e anche con diversi sapori, almeno qua si trovano in tantissimi sapori diversi, non ho trovato quelli natural, appunto se c'è l'opzione prendo sempre natural, ma ho trovato nacho cheese, che va anche bene, se non trovo la versione naturale di solito la seconda scelta è al formaggio, e mi andava troppo di prenderli, vi giuro, non lo so, era un sacco di tempo che non li mangiavo e quindi li ho presi, e questi sono del brand che qui è il più conosciuto per le patatine, gli snack eccetera, Lay's, sarebbe un po' come, non lo so, la San Carlo da noi. Siamo arrivati alla fine, queste sono le ultime cosine che ho acquistato, ho preso in realtà 4, ma appunto non aveva senso mettervele tutte qua, sono tutte uguali, ho preso 4 bottiglie di Coca-Cola Zero senza caffeina, e in un video da qualche parte avevo detto in Italia mi sa che non esiste la Coca-Cola Zero senza caffeina, in tantissimi avete detto sì Nicole esiste sia la Zero che quella senza caffeina, sì ma esiste anche la combo, cioè Coca-Cola Zero senza caffeina in un'unica bottiglia, questo vi chiedevo perché non ne sono certa, qui comunque la trovo, e visto che io la Coca-Cola la bevo praticamente solo quando ceno, uno o due bicchieri a cena, quella senza caffeina mi seccava prenderla perché poi magari non dormo, tipo vabbè in realtà dormo comunque, però mi sembrava, visto che c'era la zero senza caffeina, io in realtà mi addormento in 3 secondi tipo, però pensavo che appunto fosse meglio la sera non bere caffeina, e quindi adesso prendo questa perché come sapore vi devo dire io non noto assolutamente nessuna differenza. Poi altre 2 cosine da bere, anche di questo ne ho presi 4, ed è il Fuse Tea, non ricordo se vi avevo parlato di questo tè, ma è una delle mie ultime scoperte, è 0 zuccheri ed è un tè al lampone e menta, ragazzi vi giuro, super rinfrescante e buonissimo, mi fa impazzire, non pensavo mi potesse piacere il tè, cioè un tè più di quello alla pesca, ma evidentemente poteva succedere ed è successo, ed è lui, è Fuse Tea. Non so se c'è in Italia, qui comunque è molto famoso. E poi sempre tè freddo, di questo ne ho preso solo un cartone perché ogni tanto, non tantissimo, ma ogni tanto mi va. E questo è il Arizona Green Tea che è con miele, quindi è parecchio dolce, per questo non mi va sempre, ma ogni tanto appunto ed è buonissimo. Gli Arizona Green Tea secondo me sono tutti buonissimi, anche quello alla pesca mi piace un sacco, però volevo quello classico, anche il packaging è molto carino. E poi ultime 2 cosine del reparto drogheria, ho preso, questi sono guanti, quelli semplicissimi guanti di gomma per lavare i piatti, le cosine che devo lavare a mano prima di mettere in lavastoviglie o quelle che in lavastoviglie non ci possono andare, e mi fa troppo ridere ragazzi perché in olandese guanto, cioè sia questi per lavare i piatti che i guanti normali, si dice scarpa per mani, perché hand schoenen, perdonatemi la pronuncia se non è perfetta, significa schoenen, significa scarpe, e scarpe per le mani significa guanti, cioè io adoro questa cosa. E poi altra cosa che ho preso è l'acqua distillata, e ne uso tantissima sia per stirare ma soprattutto per la mia pianta carnivora, che come sapete deve avere nel sottovaso sempre e solo rigorosamente acqua distillata, altrimenti muore se le metto l'acqua normale, quindi questo è quanto. E questo è quanto mia family per il video di oggi, spero davvero che vi sia piaciuto, non dimenticatevi di mettermi un like e di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, io vi mando un bacio gigantissimo e lasciatemi tutto nei commenti anche se avete richieste per i prossimi video, qualsiasi cosa, perché li leggo sempre tutti. Bacio grandissimo, venite qua che vi abbraccio forte 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 forte, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!